di questo nuovo video dove oggi mi dedico alle recensioni. Allora, ho fatto un sondaggio su Instagram, è uscito al secondo posto le Winx, praticamente andavano pari passo. Diciamo che per poco ho perso Winx. Prima, quindi la recensione precedente che vedrete sarà quella di Alice in Wonderland, che è stato il primo. Allora, su Winx Saga, proprio si chiama Fate, due punti di Winx Saga, ma Fate non sta per fate. Se andate in America, o comunque traducete il titolo americano, vuol dire fato, non fate, ve lo so precisare, lo so che... Allora, conterrà dello spoiler, quindi per chi non ci tiene a sapere, cioè, piccolo spoiler, cercando di contenermi nello spoiler, però io ovviamente non riesco a fare recensioni senza spoiler. Se volete quelle senza spoiler, c'è il mio ragazzo, andate sotto, c'è il suo canale, andate da lui. Allora, partiamo. Allora, prima di tutto non c'entra assolutamente nulla, come avevo già, diciamo, anticipato nella... recensione che ho fatto di Alice in Wonderland, non c'entra un cazzo con il cartone. Se voi avete presente il cartone, ci sono alcune similitudini, però non c'entra granché. Però secondo me è molto molto figo, perché assomiglia moltissimo a Sabrina, quindi secondo me sì. E insomma, mi ricordo molto anche Shadowhunter, insomma è molto netflixiano, diciamoci la verità. Però è molto molto figo, mi è piaciuto. Allora, io non sono mai impazzita per le Winx, quindi a chi non mi è piaciuto, ma le Winx, come serie TV, mi piaceva tantissimo. Perché, allora, le protagoniste sono molto simili al cartone, ovvero c'è Bloom, scusami se sbaglio i nomi, perdonatemi, Bloom, che è molto simile, anche se i suoi poteri sono molto più, però ci sta. E se come nel cartone, frigna sempre, si lamenta sempre, quindi più o meno ci sta. Alcuni personaggi li hanno eliminati, tipo... Flora non esiste, quella lì dei fiori non esiste, si chiama, non mi ricordo come si chiama, Terra, si chiama Terra, però comunque mi piace molto. Musa l'hanno fatta, mi piace molto di più nel film, perché comunque l'hanno fatta empatica, l'hanno fatta con dei poteri che un po' più, non da bambina, comunque è stato un telefilm fatto per ragazzi, secondo me non per bambini, cosa che ho apprezzato molto grazie a Netflix. Stella è uguale, identica a Stella, forse un po' più... diventa un po' più docile subito, però Stella mi piace tantissimo, è quella che secondo me assomiglia di più in assoluto al cartone e mi è piaciuto molto. E poi c'è direttamente Tecna, proprio non esiste, se non sbaglio, esiste direttamente l'altra ragazza di cui non mi ricorderò mai il nome, perché io le Winx non l'ho mai viste, quindi ci ho visto solo qualche puntata con mia sorella quando ero piccola, ed è quella la mia preferita, che non mi ricordo mai il nome, che praticamente ha a che fare con l'acqua, infatti quella che aiuterà Bloom a gestire i suoi poteri, perché lei sempre sa fare mancanza. Comunque, e niente, praticamente tu si basa su Bloom, che viene accettata in questa scuola appunto di fate, dove praticamente ci sono anche, diciamo, i protettori, gli assistenti, non mi ricordo come vengono chiamati, che sono i combattenti, che sarebbero quelli che ci sono anche nel cartone, sia uomini che donne. Dove c'è uno che sarebbe l'ex di Stella, che va sempre dietro a Bloom, giustamente. E diciamo che all'inizio... non dico che sia, non è che è noioso, è che comunque deve raccontare la storia, però è molto bello perché comunque come si sviluppa la storia, che si capisce un po' la storia di Bloom, delle sue origini, perché comunque lei è l'unica fata della sua famiglia quando sono tutti mortali, un po' Stella come cambia, che all'inizio è molto molto egocentrica, piena di sé, invece man mano anche lei cambia un po', poi comunque si capisce, si fa intendere che c'è anche una cattiva, anche se erano tre, perché se non sbaglio le Trix erano tre, lì ce n'è solo una, le altre sono scomparse, va bene lo stesso, però è stato fatto molto bene. Non voglio fare lo spoiler, diciamo, però diciamo che ci sono degli sviluppi molto molto figli, anche se mi hanno fatto il ragazzo di Bloom, che è un po' rincoglionito, però va bene lo stesso, dai, comunque carino, hanno fatto abbastanza carino. La cosa bella, piccolo spoiler piccolino, c'è Musa che si innamora del fratello di Terra, che si capisce dopo, perché sinceramente non l'avevo capito, perché come potere ha quello che attraversa i muri, e sinceramente non avevo capito che c'entrasse con la Terra, pensavo c'entrasse con la Terra, invece non c'entrava un cazzo, si scopre poi più avanti, però più avanti, quasi subito. Però mi piace molto perché Musa è preoccupatissima che lo scopra, e proprio perché lei, essendo anche empatica, sente le cose altrui e tutto il resto, quando sta con lui, cioè, non sente nulla, cioè non sente i pensieri, nulla, quindi è tranquilla e tutto il resto. Poi si scoprirà che Musa comunque ha altri poteri, infatti è la mia preferita, penso. Lui era Stella quando ero più piccola, però in questo caso è Musa. Musa mi piaceva tantissimo.
E poi si capisce perché usa le cuffie, cioè lei le cuffie le usa solo perché fa finta di ascoltare la musica, non vuole sentire i pensieri degli altrui. Anche Terra comunque alla fine è un potere bellissimo perché viene molto più enfatizzato. Ci sono anche degli aspetti molto più belli del telefilm perché si capisce molto anche come anche in una scuola di fate c'è tipo il bullismo, ci sono i fighi, ci sono quelli che se la tirano, quelli che invece fanno finta di essere normali, cioè è un po' come la scuola normale ma hanno i poteri per distruggere la gente. Tutto normale, tutto posto. Ripeto, Super Stella è quella che hanno rispecchiato meglio, poi hanno voluto modernizzarlo un po' secondo ci sta. La ragazza che fa invece l'altra con, diciamo, con la pelle scura, che è fissatissima con l'acqua, che infatti va tipo a nuotare 3 volte al giorno perché proprio il suo elemento è l'acqua, è fantastica perché mi piace molto come carattere, come spirito, anche se preferisco, ripeto, la mia preferita rimarrà sempre Musa perché proprio come concetto, anche se a me piace l'acqua, però cioè andare a nuotare 3 volte al giorno dipende, se c'ho tipo nel lago purulento no, però nel mare, piscina ancora sì. Lei va a nuotare nel lago, forse perché si deve ricaricare, non ho mai capito perché andava a nuotare, forse perché l'elemento è suo, però Bloom è l'elemento, il fuoco, non è che si dà fuoco, però non faccio lo spoiler, andate poi a guardarvelo se vi piace. Io ve lo consiglio, spero che, almeno so già dal mio ragazzo che stanno facendo già la seconda stagione, perché è andata molto molto bene, anche se comunque molti di quelli che l'hanno visto hanno detto ma non c'entra nulla con il cartone, però gli è piaciuto comunque, quindi diciamo che ci sarà già la seconda stagione, ve lo posso dire, quindi guardatevi tranquillamente la prima. E niente, come Serie TV mi è piaciuta molto, e ripeto, proprio perché forse non era troppo simile al cartone, anche perché sarebbe stato troppo, secondo me, non lo so, troppo per bambini, troppo infantile, ecco. Comunque, poi se qualcuno si chiederà, ma hanno le ali? Lo scoprirete guardando il cartone, il telefilm, perché sennò vi spoilerò troppo. Ma comunque le ali non ce l'hanno. O forse sì. Guardate il telefilm. Io vi saluto, spero che questa recensione vi sia piaciuta. Scrivetemi sotto nei commenti se volete altre recensioni, se vi piace oppure no. E niente, ogni martedì usciranno i video SMR, ogni giovedì uscirà un video a muzzo e ogni sabato un altro video a muzzo, che potrebbe essere qualsiasi cosa, di cucina, telefilm, shopping, unboxing. Sì, ultimamente sto facendo tanto shopping perché ho fatto i saldi, quindi se vedrete tanti video shopping, unboxing, perché compro le cose con le condivido con voi, non tutte, quindi pensate quante cose compro. E niente, io vi saluto, ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, lasciate tanti like, tanti commenti, se i commenti scompaiono è perché YouTube che me li toglie o sono io perché mi fanno caccare, sono onesta.